Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Come vi avevo promesso, oggi vi porto l'analisi di come attaccare e difendere dopo la patch. Per fare questo, vi porto un match tra Cosimo Guarnieri e Montaxer, quindi due player italiani fortissimi. Però, per non annoiarvi troppo, ma anche per non tagliare alcune fasi che sono fondamentali nella spiegazione dello stile di gioco attuale, vi porto il primo tempo, quindi ci focalizzeremo sui primi 45 minuti di gioco, andando a vedere sia quelle che sono le situazioni offensive che quelle difensive. Quindi mettetevi comodi che ci gustiamo questo video. Eccoci dunque in partita, ragazzi. In maglia bianca da sinistra verso destra Montaxer, in maglia rossa da destra verso sinistra Cosimino. Già potete vedere che il pattern ricorrente della ricerca dell'azione dall'esterno verso l'interno viene in qualche modo mantenuto, quindi questo non cambia. Quello che cambia è, come potete vedere, la minore ricerca del driven pass. Guardate qui anche il passaggio che viene fatto verso Mbappé è fatto con la X, perché i driven pass con l'uomo davanti rischiano di essere intercettati. Qui magari poteva rischiarselo per evitare di fare questo passaggio debolino con la X, però vedete come magari si cerca tanto in più il fraseggio con i passaggi corti piuttosto che con i passaggi tesi. Quindi attenzione già a questa prima dinamica. Ancora una volta, dopo questo recupero palla, scambia tanto con i due mediani, Montaxer, e lo farà anche Cosimo poi nel corso della partita, per poi dare questa palla sull'esterno. E come vi dicevo, sempre esterno verso interno. E guardate qui, Neymar praticamente porta scompiglio nella difesa di Cosimo, costringendo tre giocatori a prestare attenzione su di lui, e quindi vengono tagliati da quella che è la zona centrale di campo e non possono andare a stringere su R9 e dare una mano al difensore centrale. R9 che dunque riceve palla all'interno dell'area di rigore, poi cerca e trova un rimpallo fortunato, palla che poi da Messi va ancora su R9 e la palla va in rete. Però questo gol è figlio dell'azione creata sull'esterno, non c'era il giocatore vicino a dare una mano in diagonale al difensore centrale dopo il rimpallo, e quindi R9 ha dovuto depositare in rete il più facile da pin, e quindi Montaxer si porta in vantaggio. Cosimino riparte alla ricerca della parità, ovviamente subito, anche lui con questa giocata dall'esterno verso l'interno, e qui commette un errore però, perché come vi dicevo, con il nerf dei driven pass, questo era un passaggio che magari prima sarebbe passato verso Mbappé che stava andando in profondità, adesso invece con quest'uomo davanti questo è un passaggio che non va più fatto. La giocata giusta sarebbe stata magari ripoggiarsi su questo centrocampista e costruire l'azione in maniera più lenta, come ci ha fatto vedere invece fino ad ora Montaxer. Quindi riesce a recuperare ottimamente il pallone, cerca sempre, come potete vedere, di buildare l'azione dall'esterno verso l'interno, e anche lui lì ha rischiato quel driven pass nella zona di De Jong che per poco non veniva intercettato. E infatti stavolta l'intercetto avviene. Perché, come vi dicevo, questo è un passaggio che prima arrivava tutta la vita nella zona di De Jong, adesso invece con l'uomo che sta per arrivare ma è molto lontano, rischia di essere intercettato proprio perché è meno preciso. E infatti è quello che succede. E non vanno più fatti questi passaggi. Anche qua manovra magari più lenta alla ricerca del fraseggio vicino piuttosto che palla in profondità con questi driven pass. Guardate bene come è schierata la difesa alta di Montaxer. Ovviamente la stessa cosa succede anche dall'altro lato, bisogna difendere tanto adesso con i centrocampisti, cercare di switchare veramente quando è l'ultima risorsa per andare a difendere gli 1v1 in area di rigore. Guardate qui Barella come va a temporeggiare, poi va a temporeggiare anche con il rientro delle due punte, Cosimo, guardate la difesa com'è perfettamente schierata, e questo è esattamente quello che è successo con la patch e ci costringe a rallentare l'azione. Vi faccio vedere a brevissimo la situazione di cui voglio evidenziare esattamente qui. Guardate la linea difensiva di Cosimo com'è alta, ma com'è serrata. Ha già messo praticamente out Mbappé. Ci sono due giocatori che vanno su R9 più il centrocampista che fa schermo. Quindi Montaxer, come vi dicevo in precedenza, sfrutta adesso tanto il fraseggio tra De Jong e il suo altro centrocampista, con la palla che fa sopra sotto, sopra sotto, sopra sotto, in attesa che quasi venga a creare un varco tra i due centrocampisti, e una delle due punte si ritrovi poi a giocarsi l'1v1 o con il DC o con il terzino, se magari questo è andato in aiuto. Quindi il fraseggio al limite dell'area tra i nostri due centrocampisti adesso diventa fondamentale, come vi spiegavo anche nelle tattiche dell'altro giorno. Palla che adesso infatti arriva su Neymar che stava bello largo, Montaxer poi fa una
una serie di numeri incredibili, qua decide di passarla, ma avrebbe probabilmente potuto anche tirare, e infatti Marquinhos la recupera in maniera abbastanza semplice. Quindi attenzione a sfruttare bene il movimento dei due centrocampisti, che fanno sì che poi gli esterni e le punte si vadano ad inserire. Qui perde troppo tempo in realtà il buon Montaxer, e allora può ripartire Cosimino, che rispetto ad Andrea sta cercando un po' più un gioco di ripartenza, ma con la difesa così schierata al momento sta facendo fatica. Guardate, come vi dicevo, c'è un filtro da parte dei centrocampisti continuo. Montaxer, vi dico che non utilizza il 70 per avere la difesa alta, ma se la tira lui alta con lo spam della trappola del fuorigioco come si faceva prima. E infatti i risultati si vedono, però, perché guardate la difesa come è sconclusionata. Quindi con questo giro palla Cosimo ha fatto sì che adesso Ginola sta per rientrare e può dare un appoggio. Qui c'è l'esterno destro Messi che si sta buttando dentro, Eusebio che ha ricevuto palla e l'altra punta che comunque può dare un supporto, quindi aveva costruito qui una buona azione. Infatti Ginola prende il pallone, si poggia poi nella zona di Guendouzi, anche in questo caso si cerca tanto il fraseggio tra i due mediani, Barella qui mezzo sgambettato, ma l'arbitro dice che è tutto regolare. Allora si riva sempre sull'esterno, come al solito, con pazienza. La palla transita sempre dai piedi di Neymar, nasce tutto da lì, perché è lì che si crea la superiorità numerica e la possibilità, vedete qui, di sfruttare l'inserimento dei centrocampisti, che guardate come iniziano a fare sempre questo gioco. Palla poi sulla punta che viene a prendere al limite dell'area, scarico sull'esterno che poi cercava di imbucare, ma Cosimo è bravo a recuperare il pallone anche in questo caso. Quindi attenzione tanto alla fase di difesa con i due mediani davanti, per non cercare switch che aprirebbero degli spazi pericolosi, e pazienza nell'andare ad imbucare solo quando si è andato a liberare il varco giusto. Non forzate troppi tiri in pass, perché adesso ne passano poco. Vedete Cosimo con quanta pazienza anche qui, tra Guendouzi e Barella, tra Barella e Guendouzi, ancora alla ricerca dello spazio. Guardate qui la difesa di Montaxer come alta, se l'è tirata lui avanti con la trappola del fuorigioco, però poi risente degli effetti della patch, perché una volta che l'ha tirata su è come se avesse 70 di profondità. E guardate com'è serrata questa linea difensiva, guardate come è serrata la linea dei mediani, perché lui sta utilizzando tanto anche gli esterni in fase difensiva, non andando a switchare troppo, perché fa brutto dirlo, ma bisogna switchare poco con questo aggiornamento, perché la CPU soprattutto su PS5 fa veramente la differenza. E Cosimo è costretto a dover rallentare la manovra. Guendouzi poi cerca di inserirsi, bellissimo qua lo scarico subito di prima per Mbappé, però è ottima la parata. Però la pazienza gli aveva portato a costruire un'ottima azione. Voglio tornare un attimino indietro per farvi vedere che poi qui non c'è stato un driven pass che sarebbe potuto essere intercettato. Lo speed boost, il passaggio con X, un altro passaggio con X, e Mbappé che chiama poi al grande intervento il portiere in maglia viola. Poi schema da calcio d'angolo che purtroppo non c'è più, prova una cosa alternativa Cosimino che stava anche riuscendo, però il colpo di testa è comunque alto nonostante il time ed verde. Quindi 32esimo minuto, partita comunque povera di occasioni, e vi assicuro che ad alto livello comunque quando beccate gente forte è tutto quello che succede nei 90 minuti, perché le occasioni veramente si contano sulle dita di una mano e bisogna cercare di massimizzare quando si vengono a creare gli spazi giusti. Qui recupera un'ottima palla Cosimo, ancora sfrutta questo giro palla, vedete, quando un Zibarella, poi un tentativo di speed boost per prendere campo, palla per Messi, anche qui sempre dall'esterno, si ritorna poi verso l'interno, sbaglia tutto però il centrocampista esterno del PSG e fa sì che venga recuperata palla da parte della difesa in maglia bianca. Sempre questo gioco sull'esterno, sul lato sinistro prediletto di Montaxer, che praticamente a destra non ci attacca mai. Qui un driven pass che stavolta c'era, perché c'era lo spazio per poter velocizzare sulla punta, però R9 non riesce a trovare il controllo palla giusto. Qui arriva poi un filtrante in profondità nella difesa che si è aperta, perché questa è un'azione di contropiede, vi dicevo, i contropiedi anche nel video delle tattiche fondamentali. Quindi questo recupero palla alta che fa sì che la difesa dell'avversario sia messa male, per trasformare la nostra azione passiva in offensiva e poter avere delle azioni molto pericolose. Quindi questa perfetta lettura in contropiede da parte di Cosimino, mentre Montaxer sbaglia quella che è l'impostazione della sua azione ragionata, aprendo un varco che non doveva concedere. Allora Cosimino rinfrancato, guardate qui, sempre Barella, sempre Guendouzi, la palla che viene allargata nella zona di Lane, si va da quest'altro lato, palla verso l'esterno, Guendouzi poi prova un po' di pressing,
ma Montaxer prova a sfuggirne sfruttando anche il 45esimo, ma finisce qui il primo tempo. Quindi ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, come al solito nei commenti, vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi al canale, in descrizione trovate tutti i link di riferimento, in particolare la piattaforma Viola dove sono live ogni giorno. Lo so, purtroppo soprattutto la fase offensiva è bella lenta. La difesa è stradominata dalla CPU, quindi tocca riadattarci, farci la croce e dover gestire questi ultimi mesi di FIFA 22 così, ahimè. A me non resta altro che salutarvi, augurarvi una buona giornata, un saluto dal vostro Liberoschi, ciao!